Sul Canal Grande di Venezia, tra le ombre dei secoli, si staglia il Palazzo di Cadario, un'architettura gotica che, sebbene affascinante, cela una storia avvolta in un velo di mistero e sfortuna. Il palazzo è diventato un sinistro custode di ambizioni infrante e destini tormentati. Le sue pareti narrano una saga di ricchezze e tragedie, una cronaca che palpita tra le acque del canale, raccontando segreti sepolti e il peso ineludibile di una presunta maledizione. Il Palazzo di Cadario, un gioiello gotico affacciato sul Canal Grande a Venezia, custodisce un passato avvolto nell'oscurità. Costruito nel XV secolo per il facoltoso mercante Giovanni Dario, l'edificio è conosciuto con l'inquietante nome di Palazzo dell'Orrore, una reputazione guadagnata attraverso un intricato intreccio di tragedie e misteri. Nato nel 1412, Giovanni Dario fu un mercante diplomatico veneziano, ma viene ricordato come un uomo d'affari astuto e ambizioso e divenne uno dei mercanti più influenti della sua epoca, contribuendo significativamente alla prosperità economica della città. Giovanni commissionò la struttura nel 1479, concependola come una dimora di prestigio per la sua famiglia, e affidò il compito all'abile architetto Pietro Lombardo. Tuttavia, la maestosità architettonica celava un oscuro destino. Dopo la morte di Dario, avvenuta nel 1494, il palazzo passò di mano in mano, ma ognuno dei nuovi proprietari fu segnato da una sorta di maledizione. La lunga serie di disgrazie iniziò a guadagnare credibilità quando la famiglia Barbaro fu colpita da una serie di sventure finanziarie e personali. I suoi membri, quasi come burattini in un sinistro gioco, si trovarono coinvolti in una spirale di tragedie, lasciando un alone di sfortuna inciso nelle pietre del palazzo. Il poeta maledetto Lord Byron, attratto dalla bellezza decadente di Venezia, decise di affittare Cadario nel XIX secolo. Ma anche la sua permanenza nel palazzo fu segnata da un'ombra oscura. La sua salute declinò rapidamente e la sua vita fu tormentata da una serie di eventi sfortunati. La storia narra di visioni notturne, echi di voci sospese nell'aria, mentre Byron lottava con il peso di una presenza invisibile. Il passato del palazzo sembrava intriso di male, una maledizione che si annidava tra le sue mura gotiche. La proprietà cambiò ancora, ma nessuno poteva sfuggire al suo destino ineluttabile. Fallimenti finanziari, tragedie familiari e morti premature si susseguirono, creando una saga di sofferenza che confermò la reputazione di Cadario come luogo in cui il male prosperava. Il palazzo divenne anche una fonte di ispirazione per artisti, tra cui il celebre pittore John Singer Sargent, che immortalò la sua facciata decadente su tela. Le opere d'arte sembravano catturare l'anima tormentata dell'edificio, la sua bellezza malinconica e la storia travagliata. Oggi Cadario è custodito come un reliquiario di misteri. Le porte sono chiuse al pubblico, ma la sua presenza imponente si staglia contro il cielo veneziano come una sentinella silenziosa di un passato oscuro. Il palazzo è avvolto da un'aura di fascino misterioso, una bellezza contaminata dalla sfortuna che continua a catturare l'immaginazione di coloro che osano avvicinarsi alla sua storia intrisa di enigmi e tragedie.